strada. Ma se tu non devono fare questa cosa, non so. Boh, si faceva. L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito della sostituzione dell'illuminazione pubblica della grande croce alta circa 18 metri e collocata in quella località definita Monte Pizzo Zampone, questo è un riferimento, diciamo, longobardo, un riferimento toponomastico longobardo. Seguito a una processione del 30 dicembre 1899, a seguito della quale questa processione fu organizzata dai francescani, custodi già del santuario, fu organizzata dal vescovo Ebbing, fu organizzata dal parroco allora Francesco Tesi, si chiamava, e partecipò, diciamo, come all'organizzazione anche padre Giovanni De Angelis, a cui recentemente abbiamo dedicato una via. Diciamo, è nata, come ho detto prima, per poter manifestare quella che è la grande fede e cristianità dei castellesi, in particolare l'elevata spiritualità del nostro territorio, che è stato già dal V-VI secolo interessato da processi, diciamo, di insediamenti eremitici, poi cenobici e poi monastici che si sono conclusi con la nascita della basilica che attualmente rappresenta uno dei gioielli romanici più importanti dell'Italia centrale. Serva questa relazione di stimolo ad altri, onde si adoperino a tutt'uomo per il risveglio cattolico delle nostre popolazioni, non solo cattolico ma anche civico, educativo e culturale, purtroppo insediate dal malefico soffio dell'incredulità, dell'eresia serpeggiante. La croce, quando si accende nel suo splendore, è nell'intenzione della bambina Anastasia, con la quale io ho parlato, con i genitori, con la mamma, è di trasmettere simbolicamente un ricordo del caro Daniele venuto prematuramente a mancare. Mistero da accogliere, mistero che poi illumina tutta la nostra vita, come è stato detto. La croce illuminata, la luce che promana da questa croce che ci dà, illumina la nostra strada. L'unico popolo di Dio, adorando la croce, prendiamo coscienza di proclamarci e di essere discepoli di Cristo. Quando la sera si accenderà e i castellesi la guarderanno, oltre a ricordare l'elevata cristianità dei castellesi, richiama anche un ricordo a Daniele e poi, io dirò di più simbolicamente, richiama un ricordo a tutti i nostri defunti. È un'esternazione di fede che già dalla fine dell'Ottocento il nostro paese ha cominciato a dare con una processione a cui ha partecipato quasi tutta la diocesi, grandiosa processione. Non